tradizioni della nostra terra. Questa è la seconda edizione di un progetto Sicilia Belle Rume Cori e noi il 3 aprile proponiamo queste performance. Sicuramente questo progetto noi intendiamo portarlo avanti perché reputo sia come un grande contenitore con tanti cassettini. In ogni cassetto c'è un viaggio nella memoria, perché è giusto che i ragazzi conoscano da dove provengano, che facciano ricerca, che intervistino i nonni, gli anziani del paese. Insomma, questo è il nostro viaggio nella memoria. Vogliamo in questa occasione della festa della bandiera siciliana dare valore alla sicilianità. Il progetto è sia interdisciplinare e curriculare, pertanto nelle ore del curriculum abbiamo inserito delle unità didattiche di riscoperta della nostra terra, delle nostre tradizioni. Noi stiamo rappresentando la Sicilia in tutto quello che comporta arte, tradizioni, cultura e anche cibi tradizionali. E si sono messi, ora andremo in scena con i Florio, la famiglia Florio famosa di Palermo. E prima abbiamo fatto anche dei cartelloni che rappresentano gli antichi mestieri, come abbiamo l'acquaiolo, quindi quello che distribuiva l'acqua, oppure un vuttaro, quello che distribuiva le botte col vino. Bene, abbiamo diverse tradizioni, è andata in scena, c'era una motabaria, cioè gli antichi mestieri, ma anche tutto quello che era la vecchia bagheria e le vecchie tradizioni. Stiamo facendo degli spettacoli che appunto ricordano la nostra sicilianità nei diversi anni, soprattutto negli anni più antichi. E ci hanno spiegato perché è importante coltivare la memoria, cioè più che altro perché è importante da rispettarla e ricordarla sempre. È una bella esperienza, soprattutto perché siamo coinvolti tutti i nostri compagni, quindi anche un ringraziamento speciale a tutti i nostri professori che ci seguono costantemente per la riuscita di questo spettacolo, quindi siamo felici, molto contenti. Recitare in dialetto è stata più una difficoltà oppure no? No, insomma che è stata una riscoperta, devo dire, perché comunque, insomma, no, le difficoltà non ci sono state, almeno per me, perché comunque, insomma, un po'... Quelli di oggi conservano ancora il dialetto, non è una cosa completamente dimenticata. Esatto, questo è stato proprio lo scopo principale di questa scenetta, insomma, di questo rapporto.